Mare il Mare edizione 2017, anche quest'anno la Guardia Costiera, il Comune di Follonica, il Comune di Scarlino con i volontari che amano il mare del Golfo impegnati per ripulire la risorsa più importante di questo territorio. Questa iniziativa non ha la velleità in realtà di pulire il mare, è un'iniziativa da profondo valore ambientale che fa vedere che dietro quel pelo d'acqua che tutti quanti ammiriamo spesso si celano dei comportamenti sbagliati. In mare come a terra. Quest'anno c'è stato il coinvolgimento del Circolo Nautico alla Violina, ma soprattutto la cosa bella per Folloni che sono state coinvolte tutte le associazioni che a vario titolo si interfacciano sul mare. Il Circolo alla Violina appunto, ma anche la Prote Mare, la Croce Rossa, la Protezione Civile, la Lega Navale tutta, sia la parte sub che il Circolo Velico, hanno contribuito a questo evento dal forte valore dell'educazione ambientale. Tra l'altro ricordiamo che Follonica è anche una di recente entrata e ha aderito al santuario Pelagos, il santuario dei cetacei. È entrata nel santuario dei cetacei a gamba tesa. 7 iniziative in un anno di iniziativa pubblica, altre di iniziativa privata. Questa iniziativa della pulizia del mare per la prima volta non è scollegata da tutto il resto, ma si inserisce all'interno di quel processo di educazione e del rispetto del mare all'interno del santuario Pelagos, che è un grande progetto di valore transnazionale e che speriamo da qui a poco ci vedrà impegnati in progetti ancora più importanti. Anche Scarlino come Follonica coinvolta in questa giornata di tutela del mare, è un modo anche per dimostrare che tutti insieme si possono ottenere dei risultati importanti. Sì, giusto. Io poi giorni fa avevo sottolineato questa necessità parlando dell'erosione costiera, parlando di problemi di tutto il Golfo, perché bisogna anche ragionare senza tener conto poi fino in fondo dei confini. E siamo molto contenti di questa iniziativa, l'avevamo fatta noi anche 2 anni fa, perché questa serve a sensibilizzare soprattutto i cittadini, i turisti, chiunque invece non adopera bene le buone pratiche per lo smaltimento dei rifiuti e utilizza il mare come discarica. Questo è inaccettabile perché il mare è un bene di tutti, è un bene importante, va tutelato e va anche posto sempre all'attenzione di tutti.